Mi piacerebbe invitarvi, se è possibile, ad ascoltare, visto che ho appena finito di postare praticamente tutte le 18 vite degli uomini non illustri del romanzo di Pontizza, per invitarvi ad ascoltare qualche accenno, insomma, qualche curiosità su questo lavoro, dove l'impressione è quella che ci sia come un entomologo, qualcuno che prende in una collettività, in una umanità, ma se fosse un entomologo magari avrebbe una comunità di insetti, insomma, no? Si mette sopra una lente di ingrandimento, si fissa su un individuo. E lo studia dal momento della sua nascita al momento della sua morte. Però lo studia appunto con questa lente, con quest'occhio, di guardare solo quello che fa, come si comporta e come spiega, come dichiara i suoi comportamenti, cioè come si esprime, cosa dice e poi cosa fa, di quanto dice. Ma no, interessante, no? Tra il dire e il fare. E quindi li guarda così, con molto distacco, insomma, senza inserirsi in queste vite, senza neanche criticarli, quindi senza fare dei commenti etici, morali, insomma, bontà, giustizia, bellezza, eccetera. Insomma, li prende così come sono, insomma, nella loro, anche molto nelle loro contraddizioni, molto nella stupidità di certi comportamenti umani, molto nella, come dire, molto anche in certi aspetti un po' patologici, no? Che si richiamano a questi comportamenti umani, nelle perversioni, anche della vita quotidiana, insomma. E quindi li guarda, li osserva. E qui però è necessario avere uno strumento in più per poter fare di questo lavoro una cosa interessante. E lo strumento in più, a parte appunto il microscopio, l'abilità psicologica dell'osservare, del cogliere le situazioni, è quella del raccontare, insomma, no? Tanto trovare una formula stilistica che unifica il tutto, no? Ed è questa della biografia, insomma, no? Di prendere ogni individuo dal momento in cui nasce al momento in cui muore. E poi di dare importanza a tutto ciò che non lo ha, di considerare ogni cosa che fanno è come qualcosa di particolarmente significativo, anche quando questa importanza nei confronti della storia non c'è. Trovare quella situazione un po' parodistica, un po' ridicola, che emerge nel momento in cui, come dire, si rende particolarmente enfatica una cosa banale, no? Come per esempio tutta l'attenzione che lui mette nel dare nomi, cognomi, situazioni di luoghi in cui succedono poi dei fatti assolutamente banali, come dirsi ciao, insomma, no? Oppure certe frasi che vengono dette, riportate con enfasi e in cui non si dice nulla. Quindi la necessità di uno stile, degli accostamenti, no? Così rapidi che lui fa, così brucianti spesso, no? Per cui insomma uno dice non mi sposerò mai e nella riga successiva si è sposato il giorno tal dei tali, no? La necessità di trovare uno stile che sia consono, no? A questo tipo di racconto. E lo stile che lui trova è assolutamente fantastico e originale. Sono dei quadri assolutamente divertenti, assolutamente piacevoli, e quindi vale la pena, insomma, vale la pena secondo me di ascoltarli letti oppure di leggerseli, insomma, come si preferisce. Il progetto di quest'opera pare che prenda vita da uno stimolo, da una lettura del febbraio 92, di un elenco di biografie in un catalogo antiquario, che annoverava le vite parallele di Plutarco, De Viribus Illustribus di Cornelio Nepote, le vite dei Cesari di Svetonio e le vite brevi di uomini eminenti di Jean Aubery.
inoltre Le vite immaginarie di Marcel Schwab. E quindi lui immagina subito un titolo per un suo nuovo libro, conforme solo in apparenza alla convenzione del genere biografico, perché lo sublima subito negando che questi uomini siano, che queste vite che descrive di questi uomini siano illustri, no? Quindi non illustri i suoi personaggi. E trovare il titolo all'inizio di questo viaggio può essere una bussola di grande utilità. E così queste 18 esistenze che vengono raccontate rivendicano già dal titolo la ordinarietà dei protagonisti, che non vogliono essere artefici del proprio destino o del destino dell'umanità, ma sono invece alla mercé di una quotidianità imprevedibile. Sono persone che vivono il quotidiano. Quindi rimangono conformi al genere biografico le indicazioni esatte che lui fa sulla data di nascita, di morte di ognuno di questi personaggi, no? E già vedendo la nascita e la morte, sapendo, no, che si arriva dalla nascita alla morte, come dire, il quadro di questa esistenza, di quello che succede in questa esistenza, dati dall'idea un pochino della pochezza, cioè della relatività di quella che è la nostra vita, insomma, no? Di come ci poniamo in questa vita, di quello che facciamo, di quello che succede in questa vita. Si ha la percezione in questo spazio di pagine, di tempo, di anni, dalla vita alla morte, che quello che c'è in mezzo sia spesso una cosa, no? Che ha poca consistenza. Non diamo troppo valore a questa cosa. La prevalenza dei verbi al presente e al futuro, l'ottica distaccata del narratore, che appunto osserva con questa meticolosità da studioso, sono tutti elementi che mimano una struttura come fatta di formule delle voci di un dizionario. Oltre a questo, si percepisce che lui sfrutta come un accostamento straniante di tanti elementi incongrui nelle storie che racconta. La nascita, narrata con un rigore cronachistico e asettico, no? Del genere biografico classico, dall'altra, per esempio, un evento marginale, inglorioso. In un caso il crollo di alcuni sacchi di sabbia sotto i quali soccombe un soldato, oppure un altro contrasto con l'accostamento di razzi fastosi esplosi a Capodanno e il controcanto dissonante delle mortali esplosioni belliche che le trincee lasciano immaginare. Spesso in un solo episodio si concentrano anche tante incongruità, cosicché, insomma, da questo miscuglio le vite di uomini non illustri ribaltano la retorica celebrativa del genere tradizionale. La cronologia esterna ha grande risalto nelle vite degli uomini non illustri, ma è parodiata. In realtà quello che conta è l'emozione, che non ha tempo, cioè il nodo relazionale con cui ciascuno dei personaggi entra in contatto con gli altri. Così come si compare per esempio il 10 giugno 1940, giorno della dichiarazione di entrata in guerra dell'Italia, la notazione temporale scandisce il giorno in cui Nena Prinzhofer, per esempio, donna avvenente d'Annunziana, scopre un capello femminile nella giacca dell'amante. Evidentemente sono i dettagli di una storia invisibile a prevalere e contrassegnare gli attimi memorabili di una vita. In generale, nella vita degli uomini, gli avvenimenti che contano non sono quelli ufficiali legati a circostanze esterne, riconoscibili, tramandati, tramandabili, ma sono eventi interiori, emozioni, frustrazioni, angosce, attimi. Sono queste le cose importanti nelle persone, illustri o no. Ciò che conta probabilmente è la trama delle emozioni, degli impulsi, dei desideri, la presenza dell'infanzia, il passaggio dell'età. L'esistenza scandita da una storia invisibile anziché da una riconoscibile. Altro aspetto, per esempio, nel linguaggio,
è quello delle trasposizioni linguistiche. Da racconto a racconto il linguaggio cambia, modulandosi sui personaggi, con un gioco di registri ora burocratici, ora militareschi, ora medici. Vengono adottati sia per ottenere effetti d'atmosfera e sia per ottenere effetti comici, grotteschi, mai però per una ricostruzione ambientale fine a se stessa. Mi interessa sempre di più la storia che sto raccontando rispetto a tutto il resto. E la parodia in Pontigia gioca anche sulle digressioni. Per esempio, nella descrizione della villa di Bolsena, dotata di un ingresso neoclassico, un'altana con archi neogotici, una piscina circondata da colonne doriche con capitelli stilizzati. Quindi l'ironia del narratore cade sull'artificiale contiguità di stili eterogenei, la voracità di suggestioni ingenue, la misura della loro decontestualizzazione. Pontizza crede che la letteratura non imiti la vita, ma il discorso, per cui coglie nei fatti umani l'enfasi e le omissioni con i quali ciascun personaggio si presenta, non nella sua identità, che esclude ogni altra, come nelle classiche voci biografiche, ma nella relazione di scontro, incontro, di attrazione o repulsione con gli altri, con i loro differenti registri linguistici, con le loro differenti culture. I rapporti possono imprimere delle tracce memorabili nella realtà caotica, che è tale non in quanto confusa o disordinata, ma proprio per la sua imprevedibilità e nella capacità di generare effetti inaspettati per la somma delle differenti relazioni umane. Quindi realtà caotica e imprevedibilità sono elementi determinanti nelle vite di uomini non illustri. E quando si introduce la variabilità a tempo, per esempio, si introduce l'imprevedibilità. Il caos è bello quando se ne concepiscono tutti gli elementi come ugualmente necessari. I personaggi di queste vite cercano vie di uscita dall'intrico di una selva, esplicitata nella strada del bosco. E Pontigia colloca una storia sulla fissità di un mondo non umano. La perfezione proprio laddove l'intrico dei rami è più fitto, cioè nel punto centrale dell'opera. Imperfezioni e imprevedibilità vengono banditi dalla vita di Ezio Venturini. La parodia di Pontigia è un'operazione sovversiva, difficilmente riducibile a imitazione burlesca, in quanto il dizionario biografico viene sottoposto a una messa a nudo nelle sue convenzioni di genere e di stile e a una riattivazione critica di quegli stessi artifici e segni, fino a consentire uno stravolgimento del senso. Pontigia, inoltre, si guarda bene dal cantare l'epopea della normalità, quasi a nobilitarne lo squallore. Anzi, la piazza pulita di ogni intento polemico, etico o didascalico, affrontando il problema a partire dal campo che più specificatamente compete allo scrittore, quello letterario. Raccontare la vita di uomini non illustri significa fare i conti con gran parte della tradizione romanzesca, che da Don Chisciotte in qua non ha fatto in fondo altro. Solo che poi quasi tutti i personaggi incappavano in fatti mirabolanti, ingerenze storiche, disgrazie su disgrazie, metamorfosi e impedimenti insormontabili. Più raramente se ne parlava se la loro vita trascorreva nella quotidianità inesorabile, a meno che non fosse riscattata dall'amplificazione dell'analisi sociale o psicologica, o da esemplarità e risonanze mitiche che solo il romanzo poteva dispiegare. E invece Pontigia lo ha fatto rinunciando a queste risorse e di conseguenza in queste vite, che non sono né microromanzi né semplici racconti, si è trovato nella necessità di cercare di inventarne un altro, o quantomeno di dissodare un nuovo lembo di raccontabile. E quindi la vita inventata dai protagonisti viene condensata in un breve spazio.
Inoltre, Pontigia fa un uso mirato dei riferimenti storici, quasi sempre risolti nel privato del personaggio. La menomazione subita in guerra, la moglie che tradisce il marito disperso, i danni dell'inflazione che inaspriscono l'odio per il fratello. E talvolta come contrappunto da questi trascurato perché è tutto preso dai suoi problemi, per esempio di gelosia. I personaggi, infatti, non sono dei caratteri. Non rappresentano categorie o ceti e se hanno dei tratti generalizzabili sono quelli a cui nessun soggetto di narrazione può sfuggire. Ed è probabilmente anche per ridurre questo rischio che le loro storie sono narrate con la stessa oggettività e si direbbe volutamente ingabbiate in un'identica struttura, che dopo un inizio dal tono documentario si sviluppa per brevi episodi che scandiscono le tappe di un percorso che generalmente si definisce attraverso una scena più ampia e che infine la morte conclude. Ogni volta differente è invece lo snodarsi delle vite singole, l'articolazione dei frammenti e dei dialoghi mediante un montaggio che ha una grande varietà inventiva e che opera salti, inserisce vuoti e sottrae distanze così da rendere più compatta la narrazione. E insieme da trarre vantaggio anche dalle pause, dai silenzi, per accentuare il risalto di ciascuno di essi, in modo che l'inespresso si coniughi con la chiarezza e la potenzi, con una molteplicità di registri che deriva non solo dalle aree culturali, storiche e geografiche dei personaggi, ma anche dai generi narrativi, psicanalisi compresa, ai quali di volta in volta la memoria letteraria associa il singolo personaggio, coevento o contesto. La novità, in rapporto per esempio alla narrativa postmoderna, è consistita nel non utilizzarle come nota di colore, allusione intellettualistica o in funzione parodica, dimensione che comunque non è assente, anche se ben mimetizzata, ma di amalgamarli invece all'oggettività complessiva della narrazione e della descrizione mediante una sorta di discorso indiretto libero dal tono indecifrabile, con risultati di grande umorismo. E questo gli ha permesso di non reprimere quelle sfumature di tenerezza, di indulgenza, di lirismo che nei libri precedenti si era sempre rigorosamente vietato quando si profilava il rischio della banalità. Come se parlare senza veleno di personaggi banali o riferire i loro discorsi avesse potuto macchiarne automaticamente anche l'autore. Così è stato possibile affrontare ogni individuo adeguandosi alle sue caratteristiche, idiosincrasie, ambizioni e debolezze, con l'umanità e verrebbe a dire la saggezza di chi, pur senza farsi nessuna illusione né rinunciare al dovere della lucidità, appunto per questo è giunto ad accettarle per quelle che sono, né più né meno.